Ciao a tutti amici, io sono Miki e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui insieme a voi perché voglio fare un confronto tra i numeri 1500 e 2500 dello scrigno di Topolino dei 500. Purtroppo non potrò fare il confronto anche col 500 perché questo numero ce l'ho solo all'interno del cofanetto, però comunque ho qui con me i numeri 2500 e 1500, quindi sarà interessante fare un confronto tra le copertine degli originali e quelle delle ristampe e anche degli eventuali cambiamenti che potremmo trovare all'interno. Quindi partiamo subito. Vi faccio vedere intanto la scatola dello scrigno che, come potete vedere, è rossa. Qui abbiamo una banda in rosso più scuro, quasi bordeaux, che ci anticipa che cosa troviamo all'interno. Dietro stessa cosa che troviamo davanti, con banda, immagine un po' un'immagine monocromatica in sottofondo, prezzo dello scrigno qui in basso e basta. Qui invece sul lato abbiamo una scritta che dice Topolino, lo scrigno dei 500 Topolino, quindi anche bello simmetrico. Direi subito di aprirlo. Davanti a tutti il Topolino numero 500, numero speciale. Poi abbiamo Topolino, i due che interessano a noi, Topolino numero 1500 e il numero ovviamente 2500. Direi di chiudere qui il nostro cofanetto e di iniziare immediatamente. Allora, partiamo. Prima cosa che notiamo: scritta, ok, posizione. Allora, posizione delle scritte è la stessa. Qui abbiamo più scritte, qui ne abbiamo di meno. Qua abbiamo solo Topolino e Paperino, mentre qui oltre a Topolino e Paperino abbiamo tutto il background, se così si può dire. Qua abbiamo www.topolino.it, scritta d'oro in rilievo, anche qua scritta d'oro in rilievo. Qui invece le scritte non sono né dorate e né sono in rilievo. Forse facendo così riuscite a vedere il rilievo, non lo so. Così dovreste vederlo, ma sì, così dovreste vederlo. Come vedete qui non c'è nessun rilievo. Girandolo è praticamente uguale, forse quell'originale, quindi questo è leggermente più spesso, e dietro abbiamo la stessa cosa, quindi la stessa pubblicità, con l'unica differenza che qui dietro abbiamo questa banda che ci dice il prezzo, Panini Comics, eccetera, eccetera. Quindi questi due li mettiamo da parte. L'altra differenza sostanziale che si può vedere è che questa copertina è rigida. Qui c'è una copertina, non rigida, anzi, c'è una copertina diversa, fatta come se fosse un libro, ok? Quindi più larga rispetto alle pagine, un po' più spessa, fatta di cartoncino. Mentre qui la copertina è quella di un normale Topolino, cioè non c'è alcuna differenza. Partiamo, aprendo, troviamo questo è il Topolino originale. Troviamo questa pubblicità, la stessa che troviamo anche qui, quindi stessa pubblicità. Questo vuol dire già che è riprodotto in modo abbastanza fedele. Lo apriamo e ecco qua, no, qui sempre è uguale, Parmalat uno, Parmalat l'altro, l'indice. Seguite questa macchia, è identico, esattamente, è identico. Non ci sia, sembra non ci sia nessuna differenza. Sì, all'interno è identico, le differenze più importanti le abbiamo già viste. Quindi io direi che possiamo mettere via questi numeri prendere questi. Passiamo ai numeri 1500. Allora, numeri 1500, questo è già più simile. Se non per la differenza che questo background ha delle sfumature, sì, insomma, ha più sfumature. Questo invece è tinta unita sullo sfondo. Abbiamo sempre Topolino 1500 che cammina sulla terra, quindi in questo caso c'è tutto. Walt Disney, numero 1500, lire 1500. Anche qui stessa cosa del 2500. Abbiamo qua la scritta dorata, ok? E anche il numero dorato in rilievo, mentre qui non è né dorato e né in rilievo. Vediamo subito il dorso che è uguale, ok? Quindi è uguale. Forse anche qui quello vecchio un po' più spesso, ma semplicemente perché è più usurato.
Altra differenza che notiamo è che è leggermente, ma proprio di qualche millimetro, un po' più alto quello falso, cioè quello falso tra virgolette, la ristampa, un pelo più alta, ed è anche un pelo più piccola, perché come vedete qui c'è una bella differenza. Quindi quello non ho, la ristampa è più larga, come potete vedere da qua, di sarà mezzo centimetro. Quindi quello non ho, la ristampa è più larga, come potete vedere da qua, di sarà mezzo centimetro, però lo è. Dietro invece è identico, non cambia niente, se non per il fatto che anche qui la banda con il prezzo in euro si trova dietro. Detto questo, spero che questo breve video vi sia piaciuto, perché comunque è un video molto breve solo riguardo questa curiosità. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, che sia stato di vostro gradimento, di vostro interesse. Se così vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, condividere questo video con tutti i vostri amici topolari, appassionati di fumetti, fumettisti, chiunque voi vogliate. Vi ricordo di stare belli, attenti e attivi qui sul nostro canale, perché sabato, quindi domani alle ore 16, faremo una live insieme ad un'altra persona, ad un altro YouTuber, 8bit, anche lui appassionato di fumetti, anche lui che fa video sui fumetti. Insomma, non perdetevi assolutamente questa diretta, perché parleremo di argomenti molto molto interessanti. Quindi, detto questo, da questo video da Miki è tutto. Vi rimando al prossimo video o prossima live e ciao a tutti.